Buonasera, eccoci qua. È un bel po' che non ci vediamo. Sono stata molto impegnata con il lavoro. Bene, vi vado a preparare del tonno alla pizzaiola. Semplice con un pochino di polpa di pomodoro e qualche olivetta. E lo facciamo veloce veloce, ok? Quindi abbiamo qui le padelle. Di qua abbiamo il tonno, eccolo qua, polpa di pomodoro, aglio, cipolla, olive, capperi e dell'origano siciliano profumatissimo. Qualcosa di spettacolare. Cominciamo con il preparare, ciao Giovanni, con il preparare la nostra salsina, il nostro sughetto. Mettiamo un attimo da parte questo e prepariamo il nostro sughetto. Eccoci qua. Ciao Salvatore. Vediamo la padella capiente, questa va benissimo. Prendiamo il nostro fornello. Ok. Ci mettiamo un pochino d'olio. Pochino di peperoncino. Benissimo. E andiamo a prepararci. Ci mettiamo aglio, cipolla e un filettino di acciuga, che gli dà sempre un bel sapore in più. Quindi mettiamo due spicchietti d'aglio. Eccoli qua. Eccoli, e siamo pronti. Benissimo, eccoci. Abbiamo messo l'aglio, un pochettino di cipolla. Facciamo un bello saporito, eh? Il soffrittino ci sta bene. Cipolla, in questo caso è cipolla rossa, è più dolce, quella che volete. Ciao Francesca! Un pochino di cipolla, ci sta bene con il nostro tonno. Lo mettiamo a soffriggere. Ecco qua, il nostro soffrittino procede. Ciao Gio, buona serata anche a te. Sono tornata, sono mancata un pochino, ma gli impegni di lavoro non mi hanno consentito di essere con voi. Ecco qua, filettino. L'abbiamo messo, adesso ci mettiamo anche due capperi, non molti, che sono molto forti, però ci stanno bene. Ecco, i capperi li abbiamo messi. Facciamo soffriggere un pochino, sfumiamo con un pochino di vino bianco e poi ci aggiungiamo il pomodoro e questo accendiamo un altro fornello e lo trasferiamo lì e intanto procede. Di qua ci prepariamo per scottare il nostro tonno. Ok? Ecco, così ci vediamo meglio. Intanto quello procede lì, un pochino d'olio anche qua. Un pochettino d'aglio. Questo ci servirà per andare a scottare il nostro tonno. Lo facciamo rosolare con un po' di peperoncino, che non ci piace. Buonasera da tutti voi. Ecco, questo intanto il nostro soffritto per il pomodoro, sfumiamo un pochettino di vino bianco appena appena, così la cipolla cuoce bene. Questo anche lo facciamo scaldare un po' e prendiamo il nostro tonno. Eccolo qua, ecco il tonno. Bene. Questo tagliamo a metà. Ecco qua.
sta scaldando la padella, questo è quasi pronto, è quasi sfumato del tutto. E poi prepariamo anche un altro piattino. Ho già allestato del miglio, vediamo come fare un risotto alternativo. Lo faremo con il miglio, ci metteremo la salsiccia, la zucca e il parmigiano e due noci. Facciamo un piatto diverso, così impariamo a fare anche il miglio, ok? Ci divertiamo un pochino. Ecco qui, la padella è calda. Ecco fatto, possiamo aggiungere anche la nostra salsa di pomodoro, no, anzi polpa, abbiamo preso una polpa di pomodoro. Ecco qua. Ci mettiamo qualche olivetta. Ciao Salvatore, grazie Salvatore, sei molto gentile. Ecco qua, abbiamo messo qualche oliva. Oh, ci mettiamo il nostro origano profumatissimo, adoro l'origano e fa anche molto bene agli intestini, eh? Mettiamo un po' di sale, ecco qua, abbiamo salato il nostro sughetto e adesso attenzione che può schizzare, mettiamo il tonno a scottare. Ecco qua. Facciamo rotolare un po', mettiamo un po' di origano anche qua, profumato, profumato. Attenzione ai bicchieri, mi raccomando. Con il pizza affittato prendiamo il coperchio, lo spostiamo, ecco qua, bene, il nostro cliente è quasi pronto. Lo usiamo come uno scudo. Ciao Michael. Ecco qua. Attenzione quando mettete il vino perché potrebbe prendere fuoco tutto. Un pochino. Abbiamo messo. Ecco, schioppetta, ci siamo quasi, e non deve cuocere molto, quindi ecco qua, pronto, è sfumato, mettiamo anche un pochino, poco sale, il nostro sughetto pure è pronto. Ecco qui, bene, e ci siamo, come dicevo non ha bisogno di molta cottura il tonno, ecco qua il sughettino pure pronto. E siamo pronti per aggiungerlo. Eccoci ragazzi, eh?
Ah, ecco qua. È a posto così. Il nostro tonno. 2 minuti, che tira un pochino. E il nostro piatto è pronto. Ciao Gaetano, grazie, sei gentile. Eccoci qua. Il nostro tonno alla pizzaiola è bello e pronto. Rigano, il nostro rigano, bello profumato. E ci siamo. Avete visto? Semplice, facile, veloce. Non abbiamo bisogno di troppo tempo per poterlo fare. A posto. In questo modo potete cucinare anche altri tipi di pesce. Io oggi ho utilizzato una polpa di pomodoro tranquilla in barattolo, ma potete usare anche dei pomodori freschi. Quello che avete, il procedimento è lo stesso, cambia un pochino il sapore. Il pomodoro fresco ha un sapore, la polpa in barattolo ne è un'altra, però è bello anche cambiare. È bello cambiare ogni tanto. Oggi siamo verso l'autunno. Poi è chiaro, se ci volete mettere 2 paccheri, il gioco è fatto, eh? Se vi piace la pasta, il gioco è bello e fatto. Facciamo tirare 2 minutini e poi lo possiamo servire. Ci siamo ragazzi, siamo pronti. Controlliamo se il sale sta a posto. Perfetto, il cantino al punto giusto, il saporito al punto giusto, è bello e pronto. Ecco qua, lo possiamo spegnere. E lo possiamo servire. Poi, chiaro che sì, potete mettere anche del pane abbruscato con il vostro sughetto, che ci sta bene 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 bene. Ecco qua, e abbiamo fatto. Evviva l'Italia. Ciao Gaetano. Ecco, adesso ve lo faccio vedere. Ecco qui il nostro piattino. Pronto? Pochi minuti e il nostro piatto è pronto. Vi do un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricettina. Ciao ragazzi, buona serata a tutti!